Finisce 2-2 tra Urbania e Vispesaro, una partita intensissima soprattutto nel primo tempo. Siamo con i presidenti Pandolfi, Ercolani, alla fine una stretta di mano, ecco, una partita che forse io ho detto nella mia telecronaca ha riconciliato il pubblico con il calcio, quello vero, magari con qualche anche attimo di ruggine, ma nell'insieme è stata una partita completa di tutto, anche dei gol. No, sicuramente, mi dispiace per la ruggine, ma non me la ricordavo. Insomma, la partita è stata bellissima, il primo tempo bellissimo, penso che era parecchio che non vedevo più una partita così. Il secondo avevo già detto che era bruttina, ma del resto il pareggio noi è quello che cercavamo. Eravamo venuti qui per vincere, però sapevamo all'Urbania che era abbastanza grintosa, poi i giornali ne parlano tutte le settimane, l'ha caricata a dovere. Ecco, sì, diciamo anche che due presidenti che si assomigliano molto nelle scelte, questo l'abbiamo sottolineato in più di un'occasione, giovani in campo, giovani locali, quindi a guardare soprattutto l'economia. Presidente, ecco, l'Urbania chiedeva tantissimo da questo incontro, alla fine è venuto fuori un punto, ma un punto buono che fa classifica, che dà fiducia, tre partite alla fine, in fondo ecco, la salvezza matematica potrebbe arrivare. Beh, questo certamente, in più bisogna considerare anche il fatto che in un campionato così duro ritrovarsi a lottare per la salvezza diretta con una realtà come quella che abbiamo noi già è molto. Quello che mi preme anche sottolineare, l'ha fatto lei prima, è che queste due squadre, queste due società, secondo me stanno muovendosi per quello che dovrà essere il modo di operare in futuro di tutti quelli che praticano questo tipo di calcio dilettantistico, perché è finito secondo me il momento della ricerca dei giocatori che vengono da fuori, ma bisogna crearseli e curare molto il settore giovanile. Penso che come noi la Vispesaro abbia intrapreso questa strada e l'abbia fatta nella maniera più giusta. Simone Pazzaglia, innanzitutto, ecco, leggendo quel cartello, il tempo passa, i bei ricordi restano. Grazie Simone. Cerchiamo di cogliere le emozioni nel leggere questa testimonianza d'affetto che ti è arrivata qui da Urbani. No, posso solo ringraziare i tifosi per questo striscione per l'accoglienza che c'è stata. Io, come ho sempre detto, sarò sempre grato all'Urbania e quindi sono molto contento, insomma, dello striscione che hanno fatto e delle soddisfazioni che ci siamo tolte. Poi dopo la partita... Ecco, parliamo della partita e del risultato. Beh, diciamo che sostanzialmente alla fine credo che il risultato è giusto, perché ci sono state occasioni da entrambe le parti, ne abbiamo avute di clamorose noi, l'hanno avuto anche loro. E da parte nostra è chiaro c'è un po' di rammarico, perché in vantaggio di un gol e con un uomo in più dovevamo e potevamo far meglio. Però ripeto, considerando la partita in generale, alla fine credo che insomma l'Urbania non è mai desistito e ha cercato il pareggio fino alla fine, e alla fine insomma l'ha ottenuto anche meritatamente. Roberto Bruscolini, alla fine con la soddisfazione di ottenere un pareggio meritato dopo l'esultanza del primo tempo, sembrava fatta, ma non era così, in fondo davanti c'era la Vis. Quinto risultato utile, quello che deve spingere l'Urbania a guardare con fiducia in avanti. Sì, no, sapevamo oggi che era una partita difficile, la squadra che affrontavamo a 15 punti più di noi, e quindi la classifica, se è questa, vuol dire che ha fatto meglio di noi, però i ragazzi hanno lottato alla pari, penso. Siamo stati ingenui a non chiudere la partita nel primo tempo, ci siamo trovati sotto, non è la prima volta che recuperiamo in 10, e fino alla fine ci abbiamo creduto e penso che meritatamente abbiamo raggiunto questo pareggio che ci dà fiducia per il futuro. Quindi tre partite alla fine, adesso si giocherà domenica, poi ci sarà la sosta, l'Urbania diciamo affronta questo finale diciamo con la consapevolezza di dovercela mettere a tutte, ma voglio dire è un traguardo, quella della salvezza diretta non assolutamente fuori dalla portata. Beh, noi ci crediamo perché comunque oggi la squadra ha dimostrato contro una squadra comunque importante come la Vis di giocarsela alla pari. Adesso incontriamo squadre che magari hanno una classifica diversa, le motivazioni faranno la differenza. È normale, prima di esultare bisogna fare questi 7 punti che servono per salvarsi. Nicola Paiardini, classe 1991, dal dischetto un pallone pesantissimo da mettere dentro, mi sa. Beh, Nicola però è rigorista dell'Under, quindi eravamo fiduciosi che poteva fare gol, un braccione era fuori, e sono contento per lui ha avuto poco spazio quest'anno, però è un ragazzo che merita e sono contento veramente che ci ha portato al pareggio.